qualunque cosa. Posso partire? No, in francese. Jeremy, in italiano. Un po' in inglese. Come vuoi? No, dai, in inglese. No, in italiano. In italiano. Di cosa stiamo parlando? Dell'intervista. Dell'intervista, di questa gara. Che gara è stata? Sei contento o forse un po' deluso per il terzo posto? Sono contento e anche deluso perché vedo che c'è la velocità per vincere, perché si vede, perché ho potuto superare anche a Marco. Sicuramente loro hanno un passo davanti, soprattutto sul consumo delle gomme, e quindi noi dobbiamo lavorare su questo. Però potenziale c'è, i motori veramente a posto, anche penso superiore ai Vortex. Il telaio c'ha un grande potenziale anche sulla velocità, poi siamo a noi di lavorare un po' sui setup delle gomme per trovare la piccola cosa che hanno trovato loro per avere sempre il passo di gara e fare la differenza alla fine. La tua guida forse è stata perfetta in questo weekend, se possiamo, anche in rapporto al tipo di pista. Ci voleva una guida probabilmente molto pulita, che non rovinasse le gomme, veloce, molto veloce. Sicuro, è difficile andare veloce però senza forzare. Esatto. Quindi, per dare la piccola cosa in più è difficile, perché non è che dici entro un po' più forte, appena sbagli perdi tanto, più che le altre piste. Poi sicuramente perfetta no, perché ho fatto un piccolo sbaglio all'inizio della gara, quando ho voluto passare Marco all'esterno. È stato un tentativo e mi ha fatto perdere un po' di tempo. Dopo l'ho ripreso, sono passato e... Credi che quello sia stato il punto che abbia... Per la vittoria no, non sicuro, ma per il secondo posto sicuro, perché Camponeschi non mi prendeva. Avevi un po' finito tutto a livello di gomme. Sì. Okay. E su Camponeschi non era possibile tenergli... No, perché dove mi ha fatto l'entrata l'ho visto un po' arrivare, lui è passato anche sul cordolo e penso che se non lo vedevo arrivare sicuro andavamo tutti e due fuori. Poi ho perso tempo, ho sporcato le gomme e poi era l'ultimo giro, finito. E ci devi una foto? Non so. Ci devi una ma fotografia? Messo... Basta, tolto, finito. Non ce l'abbiamo non più. Non c'è più. C'era un segreto che doveva farci vedere, non c'è più. Colpa sua, eh? Esatto, no, il segreto no. L'aveva inventato lui. Prossima gara. Sì, ciao.